Le lavoratrici della cooperativa Progetto Vita, che si occupano delle scuole, degli asili nido, del servizio a domicilio agli anziani e ai disabili, questa mattina sono in sala gialla. Questa volta non è per gli stipendi, è per chiedere certezza sul loro futuro lavorativo, perché la proroga scade il 31 dicembre, perché si sente parlare di voucher, perché si sente parlare della ricerca di personale qualificato, di giovani laureate, quindi come se la loro esperienza trentennale non contasse. No, il sistema è cambiato. Ogni cambiamento crea tensione e preoccupazione. Questo sta alla base di quello che abbiamo discusso. Con le rappresentanze sindacali è stato sviluppato questo tema. È difficile poi riuscire a trasferire le idee, i concetti alla base e quindi ai lavoratori. Noi siamo disponibili e l'abbiamo chiaramente detto io, l'assessore Insisa, creare un tavolo tecnico dove ci incontriamo ogni 15 giorni. E spieghiamo questo sistema dei voucher che è soltanto a beneficio dell'utente. Ma come funziona? Spieghiamo. Allora, il sistema del voucher in cosa consiste? Cioè che le cooperative che si accreditano, secondo alcuni requisiti, non è che tutti si possono accreditare, potranno garantire il servizio attraverso i voucher che vanno dati all'utente. L'utente decide a quale cooperativa fare svolgere il servizio. Quindi la cooperativa ha tutta l'esigenza di fare un bel servizio. Quindi al centro c'è l'utente, non c'è il lavoratore. Ma allora come facciamo con i lavoratori? Non è un problema per noi, nel senso che i lavoratori vanno accompagnati innanzitutto a professionalizzarsi, perché molti di loro non hanno il titolo qualificato per accedere al servizio, e nel momento in cui lo conseguono questo titolo, necessariamente bisogna fare in modo, e il Comune è disponibilissimo ad essere elastico, cercare di mettere insieme le cooperative che gestiscono il servizio e quindi anche i lavoratori. Certamente dire oggi sarebbe una bugia, di stare tranquille che da domani non è cambiato nulla, non è così, perché è il sistema che è cambiato, perché è la legge nazionale che ci dice che chiaramente bisogna necessariamente formare il personale si forma con dei sacrifici certamente, però il sistema nuovo dei voucher è quello che il Comune tecnicamente consegni voucher alle famiglie, che scelgono poi secondo la cooperativa che svolge il lavoro migliore. Ma molte di loro dicono che i corsi li hanno fatti, che si sono qualificate a loro spese, c'è però chi dice magari non ho potuto fare il corso però ho acquisito una lunga esperienza. Assolutamente, però la legge nazionale ci impone ad avere la specializzazione in quella per particolare professionalità, e da questo non possiamo prescindere. Il Comune non c'entra niente, è soltanto un sistema diverso, ma ripeto, il problema vero è che il cambiamento crea preoccupazione e tante volte paura. Si tratta soltanto di spiegare che il sistema è cambiato ed è cambiato il meglio. Certamente è cambiato il meglio per l'utente, ma noi già abbiamo parlato con il Presidente delle cooperative, disponibili a creare un modo per evitare che la forza lavoro, ecco, non lavori più.